Veronese, De Agostini verza cross al centro e De Agostini tira sul fondo. Al 21esimo punizione di Di Carlo e colpo di testa di Pruzzo che sorvola la traversa. Al 32esimo Ancelotti versione Bergamo si libera bene, sfodera un gran tiro. Giuliani devia in angolo con bello stile. 5 minuti dopo angolo di Di Carlo, testa di Baroni e Fontolan salva la porta veronese rimediando in angolo. La Roma preme, al 39esimo ancora Ancelotti alla conclusione. La sua botta trova pronto Giuliani. Ancelotti con il portiere del Verona sono stati sicuramente i migliori in campo. Allo scadere, grande occasione per la Roma. Sui piedi di Desideri capita un pallone d'oro, ma la mira è imprecisa e colpisce la traversa. E passiamo alla ripresa. Al 16esimo, raro contropiede del Verona che ha badato, come ho detto, soprattutto a difendersi. Elchier calcia a lato. Alla mezz'ora il calcio di rigore sprecato dalla Roma, il fallo di Tricella su Boniek non lascia dubbi al direttore di gara. Dagli 11 metri va Pruzzo che si lascia deviare in angolo il suo tiro. Bravo comunque è Giuliani. Al 38esimo c'è da registrare un'altra palla gol per la Roma. Al termine di questa lunga manovra Giannini prova la conclusione ravvicinata, ma Giuliani è ancora bravo a sventare in angolo. Roma-Verona 0-0, ti restituisco.